Ho capito. No, questo non è utile. Già. Questo è utile. Che cos'è? Arancione Adderall, blu è Viagra. Non toccate la bianca. Siamo a metà settimana, no, niente droga. Non alla mia età, non alla sua età. Quante ne hai prese? 3. Ti sei sparato 3 pasticche. Devi drogarti! Devi drogarti! Oh, che botta, questa che roba è? Adderall in polvere? Oh, no, fratello, è cocaina. Dici sul serio? È cocaina! Quindi ho pippato! Sei bravissimo, Max! Come, scusa? State usando un pennarello indelebile. Scendi! Warlock! Perché ho le scarpe da tip-tap? Perché io non ho quelle scarpe! No, resisti! Sì, ho un intervento da fare domani mattina! Però adesso basta, eh? Basta! Ciao a tutti, oggi vi parlo di ruoli mancati, perché spesso associamo il successo di un film al suo protagonista, no? Eppure a volte dietro ad un grande film c'è stato un grande rifiuto da parte di un attore o di un produttore, che poi forse si sono mangiati ben bene le mani. Per Rocky, ad esempio, la casa di produzione inizialmente voleva Robert Redford. Per Il Padrino, invece di Marlon Brando, che aveva un po' una brutta reputazione, volevano Ernest Borgnine. L'autore del romanzo Colazione da Tiffany aveva chiesto espressamente che nella trasposizione cinematografica la protagonista venisse interpretata da Marilyn Monroe. Non se lo son cagati di pezza. Poi, insomma, riuscite a immaginare Colazione da Tiffany senza Audrey Hepburn? No. In Italia i produttori della Dolce Vita avevano puntato su Paul Newman per la parte poi affidata a Marcello Mastroianni, ma lo stesso Marcello a sua volta rifiutò di far parte del cast del film di Monicelli Amici miei perché non credeva nel progetto. Difficile oggi poter immaginare per il ruolo del Conte Mascetti un altro attore diverso da Ugo Tognazzi, no? Anche perché si sa, cioè, D'Antani con lo scappellamento a destra. Per rimanere in Italia, anche Virna Lisi si pentì di aver detto no alla parte di Barbarella nell'omonimo film dello 68 e per la parte della protagonista fu scelta l'allora poco conosciuta Jane Fonda. Julia Roberts invece è diventata una star a livello internazionale grazie a Pretty Woman, eppure venne scelta solo dopo una lunga serie di rifiuti da parte per esempio di Karen Allen, Meg Ryan e Michelle Pfeiffer. La stessa Roberts però a sua volta rifiutò di prendere parte alle riprese di Basic Instinct, il film campione di incassi che negli anni 90 contribuì a rilanciare l'immagine dell'attrice Sharon Stone. Non è proprio così facile azzeccare il ruolo giusto e anche le grandi star ogni tanto commettono degli errori. Per oggi è tutto, ci vediamo prestissimo con nuovi video. Io vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche se non l'avete ancora fatto. E vi aspetto al prossimo video, ciao da Valeria!